De Santis, è in fase di approvazione il piano regolatore di Ortona, voi avete fatto le vostre proposte, quali sono queste proposte, insomma quali sono le problematiche che voi ravvisate in questo momento? Il nuovo piano regolatore di Ortona, che appunto è una proposta che è addirittura purtroppo d'arrivo, purtroppo perché prevede la cementificazione di vaste aree del territorio di Ortona, che peraltro è un comune che ha già una quantità di suolo cementificato importante, oltre il 13%, contro una media nazionale del 7%, quindi c'è già un forte consumo di suolo e purtroppo l'amministrazione comunale vuole ampliare le aree di espansione della città, sia all'Acqua Bella, cioè proprio all'ingresso della riserva, appena fuori, però diciamo che un turista arriva e troverebbe un nuovo quartiere, e anche al ripari di Giobbe, e praticamente verrebbero sostituiti oliveti centenari per nuove abitazioni. Ora, noi riteniamo che da un lato c'è stato già troppo consumo di suolo e quindi va limitato. Inoltre questo piano viene fatto per un aumento, viene previsto un aumento della popolazione di ben un terzo, da 23.000 a 34.000 abitanti, quando invece la demografia ci dice che stiamo diminuendo di popolazione. Inoltre ci sono tantissime case sfitte nel centro storico di Ortona e va valorizzato invece il centro storico anche ai fini turistici. Poi vogliono fare nuove attività fisse, quindi con cemento, lungo la zona del foro. E anche lì noi diciamo che con i cambiamenti climatici c'è l'innalzamento del livello medio marino con l'erosione, e quindi è folle infrastrutturare un territorio che già oggi ha gravi problemi appunto di erosione. La costa libera va lasciata libera, abbiamo già cementificato gran parte della costa abruzzese e lì è uno dei posti ancora, non dico vergini, ma ancora con caratteri di naturalità che vanno preservati. Noi abbiamo presentato osservazioni alla valutazione ambientale strategica, un documento a nostro avviso molto carente perché mancano proprio di questi dati che ho ricordato. Sono dati incontrovertibili, non sono dati nostri, ma sono dell'ISPRA. Quindi noi invitiamo l'amministrazione comunale a sposare l'idea di consumo di suolo zero e di rivalutazione del centro storico di Ortona, che è bellissimo.